Italia si vede. Osvaldo, non vedo la... Non... Aspetta, dove... non è acceso. Ah, perfetto. Adesso questo è il buttatore. E, la, e va, va avanti, però. E niente, questa prima, la slide iniziale ci ricorda l'ambiente, quello della, del mondo diviso in due blocchi. Questo secondo me è un elemento chiave per interpretare l'intero discorso che farò, perché la logica è quella di andare a capire come questo tipo di conflitto abbia potuto evolversi tra, mi riferisco al conflitto, tra i genetisti, quindi mendeliani, e gli agrobiologi di Lisenchiani. Quindi questo è il conflitto che si è creato, e questo conflitto può essere risolto nel modo appunto che sappiamo, fino poi e vedremo comunque nel corso dell'intervento la cosa. Voglio ringraziare tre persone che mi hanno dato una grossa mano anche per verificare quello che ho scritto, e Osvaldo Failla e Tommaso Maggiore, che sono due amici da lunghissima data, e non dico altro, però ricordo anche Giovanni Ferrari, che oggi credo non sia in sala, mi pare. Perché c'è? Dove? Non lo so. Ah, ecco, no, non c'è. No, scusate, io sento poco, per cui ho delle difficoltà, mi perdonerete. Mi ha detto perché ha dei problemi di salute, ecco, quindi ci tengo molto a ricordare il suo contributo, perché è stato, ha una biblioteca enorme. Quindi quando gli ho chiesto supporto per trovare dei testi, è stato veramente di una simpatia, di una familiarità, di un senso del dovere anche nei confronti di cercare di ricostruire una vicenda veramente encomiabili. Detto questo, l'intervento si propone di analizzare il peculiare contesto in cui si trovò a operare la ricerca scientifica negli anni di Stalin. Tale analisi ci può essere utile per comprendere almeno quattro cose. Il fatto che Vavilov abbia potuto comunque realizzare i suoi ambiziosi progetti, perché la genetica, sviluppo di una genetica scientifica in URSS, espedizione intorno al mondo per corroborare la sua teoria dei centri genetici, sono una realtà, insomma, importante. L'arresto e la vicenda carceraria di Vavilov, conclusosi con la morte, è la parte più oscura di tutta la vicenda, ancora non è ben chiara tutto il contorno. Terza cosa, il confronto appunto protrattosi tra mendeliani e agrobiologi, iniziatosi negli anni 20 e protratto fino al terribile epilogo del 48, e poi aggiungiamo noi protrattosi anche in Occidente, perché l'Occidente, con l'Italia, con il più grande partito comunista occidentale, entra in quel conflitto e si schiera a un certo punto dalla parte degli agrobiologi. Questo dobbiamo dircelo, sono passati tanti anni, quindi sono andate così più o meno le cose. E poi il riaffermarsi della genetica mendeliana in URSS dagli anni 60, dopo la defenestrazione, comunque la perdita del potere da parte di Khrushchev, che era ancora legato appunto a Lysenko. Ecco, questa è un pochino la cosa. E poi ricordo un'altra cosa importante, perché la storia ci aiuta anche a interpretare la realtà attuale. No, l'ha detto in qualche modo anche Flavio, dicendo che bisogna essere attenti e vigilanti, perché alcune cose ce le siamo trovate, però il fatto che si mantengano anche in futuro non è scontato, ecco, anche da noi in Occidente. E quindi io farò anche qualche riflessione finale. Ho portato 51 luciti, impossibili da presentare in 20 minuti, però anche su consiglio di Tommaso mi ha detto lasciali tutti, perché restano comunque come documentazione, alcuni veramente li sorvolerò, e quindi mi perdonerete se su alcuni non farò un'analisi completa. Altra cosa, col crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, sempre a livello di premessa va detto, cambia il mondo, ma cambia il mondo anche perché arriva una stagione in cui i documenti sono messi a disposizione. Poi c'è stata poi una fase in cui c'è una nuova chiusura, più recentemente. Però ecco che questa cosa cambia, dà grandi conseguenze per gli storici. Innanzitutto quindi il salto di qualità nella base di dati. Da una fase di vacche magre in cui c'era pochissimo e molto raffidato all'interpretazione o a metodi, diciamo, sui generis, si passa a una fase in cui addirittura c'è ridondanza, ci sono più fonti che magari sono in conflitto l'una con l'altra, quindi cambia completamente il modo di interpretare. E poi ecco, molte cose sono state messe in discussione a valle, perché si sono conosciute le fonti, e quindi a questo punto è chiaro che le cose cambiano decisamente. Altra cosa, le fonti letterarie. Io sono particolarmente affezionato a questa parte. Perché? Perché io fin da quando avevo 15-16 anni ho sempre letto libri legati a questo tipo di vicende. C'è una letteratura russa, nata da questa sofferenza, che veramente è imponente e di qualità spesso altissima, e che tra l'altro gli storici disdegnano spesso, e lo capisco, io non sono uno storico, tra l'altro, l'ho preciso, sono stato obbligato a fare questa relazione perché abbiamo chiamato tre storici
Uno dietro all'altro ci hanno risposto tutti no, non siamo disponibili. A questo punto al terzo abbiamo detto non è possibile, lo sa bene anche Osvaldo. A questo punto Mariani si sacrifica, fa questo intervento. Io ho insegnato storia dell'agricoltura per tanti anni, quindi le fonti le so leggere, ecco, quindi in qualche modo credo di essermela cavata. Ecco, però la letteratura russa di quegli anni è veramente interessantissima. Io adesso vi farò la... e tra l'altro queste fonti ci dicono alcune cose generali. Primo, il fatto che quello che stava accadendo in Russia non era ignoto in Occidente. Quando Gide ritorna in Francia da un viaggio in Russia, e contrariamente a quanto il Partito Comunista Francese, che è il secondo partito più importante d'Europa, dell'Europa occidentale, gli dice non pubblicare nulla, però lui ha visto alcune cose e le pubblica. Le pubblica e viene subito dichiarato fascista, dichiarato scomunicato, eccetera, eccetera. Lui le pubblica e insiste. E però nel 1937. Quindi molto prima del ventesimo congresso. E poi l'edizione italiana di un altro libro importante, Ayn Rand. Ayn Rand è un personaggio del liberalismo americano, però è russa, lei è fuggita da San Pietroburgo, era studentessa di ingegneria a San Pietroburgo, espulsa perché figlia di un, come si chiama, il borghese, ecco, era figlia di un borghese o nobili, comunque era i nemici del popolo, ecco, come si dice. Tenta di scappare e ci riesce. Produce un libro molto bello che esce nel 38 in Italia, per esempio. E così Arthur Koestler è del 40, Il buio a mezzogiorno. Sono libri che io ho frequentato, ho letto, mi hanno molto appassionato. E c'è quella coralità che allo storico magari sfugge, è un qualcosa di più, secondo me, che dà l'idea anche dell'ambiente in cui ci si muoveva. E tra l'altro, ecco, ricordo, non dico altro, che la tragedia dello stalinismo è attestata da fonti storiche che assommano a 6 milioni di morti le vittime delle carestie 31, 33, 46, 47. La 46, 47 sfugge a tutti spesso, però quando Cinnella, per esempio, che è un amico storico che si occupa di problemi di Europa orientale, scrive questo libro, lui dice quando si andava a intervistare le persone in Ucraina chiedendogli ma la carestia del 31, 32 com'è andata, 31, 33, confondevano con quella del 46, 47. Può sembrare strano, ma vincono la guerra e si trovano di nuovo in una carestia gigante. E Roy Medvedev nell'88 stima il totale dei morti provocati dallo stalinismo tra 17 e 25 milioni. Questi sono i dati, diciamo, che emergono con tutte le... è chiaro che non c'è una lista, però ecco, le stime sono di questo genere. Fonti letterarie, vado rapidissimamente, Gide l'ho già citato, la Rand anche, Buio Mezzogiorno, vi lascio, leggetela voi, però la visione fideistica che esisteva nei confronti del partito. Il partito ha sempre ragione, io ne avevo alcuni in famiglia, insomma, che avevano questo tipo di mentalità, negavano persino il patto Ribbentrop-Molotov, per esempio. Io, un carissimo parente che aveva questo atteggiamento, veniva dal Partito Comunista, era un fedele, e quindi a questo punto le capisco queste cose qui, quello che scrive appunto in Buio Mezzogiorno, appunto riguardo a Bukharin e alla considerazione sul fatto che il partito non può mai sbagliare. E poi le fonti letterarie, ce n'è una fantastica, che è Arcipelago Gulag. Arcipelago Gulag è un libro straordinario in cui Alessandro Solzhenitsyn nel 73, a memoria, perché non aveva possibilità di scrivere, quindi di prendere appunti, a memoria ricorda le persone che ha trovato in carcere, a Lubyanka o in altri ambienti. Ad esempio trova Timofey Vresovsky, che era stato collaboratore di Vavilov, e ci mostra questo come funzionava il sistema carcerario, che funzionava con interrogatori notturni, privazione del sonno e botte. Botte date con strumenti che poi non lasciavano spesso tracce, però c'era tutta una tecnica, erano molto specializzati in questa cosa qui. Allora, quando io guardo le foto segnaletiche di Vavilov e lo vedo così gonfio, eccetera, può darsi che fosse malattia, però il gonfiore spesso derivava anche da queste cose. E questa cosa è confermata anche da Anders. Anders è il polacco che... capo dell'armata polacca, quella che conquista Monte Cassino e libera Bologna, cosa che il comunista non gli ha mai perdonato, tra l'altro, perché sapete che la seconda guerra mondiale nasce per liberare la Polonia, occupata da Stalin e da Hitler, e poi la Polonia venne lasciata a Stalin, che è una cosa, un'aberrazione anche questa enorme, in nome della Realpolitik. Ecco, però Anders, anche lui soggiorna in Lubyanka e racconta le stesse cose, quindi conferma queste cose qui. Ancora altri dei soggiornisti, ne saltiamo, bellissimo Grossman, Vita e Destino, piuttosto che parla di Strum, che è un fisico, e anche lì pone il problema scienza e potere in modo molto deciso in questo testo. Grossman era un testimone, era stato corrispondente di guerra a Stalingrado, per esempio, ecco.
E poi ancora altre fonti, i maestri del diluvio, viaggio nella Russia sovietica di Corrado Alvaro. Questo arriva in Unione Sovietica e come molti altri resta impressionato dalla grandiosità dell'esperimento in corso, non si accorge delle sofferenze. Ma anche lo stesso Gio Ponti, per esempio, mio padre lavorava con lui, nel senso che era un assistente di cantiere, giovane assistente di cantiere. Ponti, dopo nel 47, 48, scusate, prima nei 50, va in Russia, grande architetto. Torna dicendo a mio padre: guardate, voi non avete capito nulla, la Russia è il futuro. Ecco, questa è capite che qui c'era qualcosa di particolare. Ecco. E poi mettiamoci anche a Orwell tra le varie cose. A questo punto la scienza russa, dall'epoca zarista alla rivoluzione d'ottobre. Dimensione europea, quindi epoca zarista la scienza russa è una scienza di livello europeo. Ricordo alcuni personaggi: Mendeleev per la chimica, Lobachevsky e Chebyshev per la matematica, Dokuchaev, il fondatore della pedologia, e i Nobel per la medicina, Pavlov e Mechnikov, 904 e 908. Ecco, allora questo rispetto che aveva a livello mondiale, diciamo, la proteggeva anche dalle interferenze del regime, che c'era anche prima, perché non è che lo zarismo fosse piena democrazia, e certamente anche dell'autorità religiosa. Ecco, l'altra cosa interessante è che la nobiltà russa sponsorizzava le ricerche scientifiche. Io molto di questo ho preso da Kremenzov. 1997, Starling Science, Princeton University Press, è un po' il testo guida che ho adottato per questa analisi. Un altro sponsor, c'erano quindi sponsor che sponsorizzavano ricerche del privato. Ecco, questo è interessante perché nel 17, con il colpo di Stato appunto degli bolscevichi, la scienza viene nazionalizzata e quindi a questo punto non c'è più una possibilità di avere sponsor privati. Che potevano essere anche industrie, il trust russo dello zucchero, per esempio, che finanziava ricerche di diverso tipo. Ecco, nel 14 la rivoluzione. Allora, dal 14 la rivoluzione d'ottobre. In Russia nel 14 abbiamo un censimento che parla di 4.000 scienziati, è una cosa molto piccolina per un paese di quel tipo, però 289 istituzioni scientifiche. La prima rivoluzione del 17, quella di febbraio, vede la scienza. Crea un regime liberale sostanzialmente, la scienza appoggia il regime, nel senso che si pone dal punto di vista di entrare in commissioni per riformare il sistema, che tra l'altro tenete conto era pressato da una guerra terribile, no? Perché erano in guerra appunto contro gli imperi centrali appunto. Ecco che comunque poi tutto questo viene meno quando il 25 ottobre 17 c'è il colpo di Stato a San Pietroburgo, e quello è il famoso incrociatore Aurora, che chi è stato a San Pietroburgo, diciamo così, sicuramente ha visto, da cui fu sparato il primo colpo, no, di cannone di quella rivoluzione. Ecco, scienza russa, rivoluzione d'ottobre, dalla rivoluzione d'ottobre al 29 è il periodo, diciamo, di Lenin e poi del trapasso a Stalin. Lenin non era un umanitario. Lenin vive l'idea dei giacobini francesi. Quelli che avevano fatto quella, sapete, nelle campagne avevano fatto delle cose terribili, perché adesso mi sfugge in questo momento il nome, però c'è una zona rurale francese che ebbe la Vandea, esatto, 200.000 morti, con un generale che scrive dicendo: abbiamo ammazzato le donne e i bambini, così i bambini non daranno altri controrivoluzionari, cose di questo tipo. E Lenin vive di questa temperie, anzi molte sue scelte sono proprio dettate dal terrore che si riproduca la Vandea. Ecco, questa è un pochino la cosa, scelte di repressione. E a questo punto ecco che e anche di non repressione, perché fino al 21 c'è il comunismo di guerra, quindi la nazionalizzazione delle industrie, requisizione forzata in agricoltura, abolizione della moneta, nessun paese può farne a meno, e distribuzione amministrativa di cibo e beni di consumo. Dal 21 c'è la NEP, la nuova politica economica, viene dato un timido, si riinstaura la moneta, si dà un timido avvio alle scambi anche agricole, a un minimo di privato. Perché succede questo? Perché c'è una grande rivolta agraria, per esempio l'Antonovshina a Tambov, in cui appunto Lenin capisce che perde il potere se non dà queste piccole cose, che poi saranno riprese tutte da Stalin. E la scienza in epoca bolscevica, ecco, interessante dire che è organizzata attorno a alcuni patroni, cioè personaggi apicali che ne curano lo sviluppo e fanno da interfaccia rispetto al potere. Vavilov per l'agronomia, Freshman per la Obrukhev per la geologia, Joff per la fisica. Tra l'altro i bolscevichi sono portatori di una visione tecnocratica,
Quindi la scienza incomincia a creare quella simbiosi che poi si manifesterà anche durante il periodo di Stalin. Quindi è una simbiosi scienza borghese e bolscevichi, i quali sono tra l'altro anche impegnati però a creare una scienza comunista. In parallelo creano delle istituzioni parallele con appunto i personaggi del partito. Questa è la struttura della scienza russa come così in epoca appunto leninista, diciamo così, come presentata da Kremsnev. Non la discuto perché andrebbe analizzata con più dettaglio. Qui abbiamo il sistema scientifico invece in epoca stalinista. Questo è un quadro, questo si chiama realismo socialista, questo tipo di immagini, no? Vedete Stalin con dietro le campagne che più orrisamente rifioriscono. Ecco, note storiche, ecco, Stalin entra come in un direttorio, dopo la morte di Lenin, che si crea un direttorio in cui praticamente c'è una gestione, diciamo, a più persone, però consolida poi il suo potere con grande efficacia, diciamo così, e nel 29 consolida il potere e fa tutta una serie di ritorni, abolizione della NEP, industrializzazione rapida, abolizione di iniziativa privata e mercato, collettivizzazione in agricoltura, monopolio dello Stato su tutta una serie di cose, e poi polizia segreta, con l'OGPU che diventa poi NKVD. La gestione delle approvvigionamenti privilegia le esportazioni, hanno bisogno di valuta pregiata, questo significa che il frumento viene esportato e sottratto, diciamo, ai culacchi che sono considerati i nemici del popolo, cioè l'ideologia leninista divide il mondo agricolo in grandi proprietari affamatori da un lato e proletariato, ecco, rurale dall'altro. Nel 1936, lo citava prima appunto il professor Salamini, l'arresto del gruppo di Zinoviev Kamenev segna l'inizio del grande terrore. Questo, vedete la foto di segnaletica di Zinoviev, fa capire, ecco, come il tipo di trattamento che aveva subito questo signore qui, che poi si confessano tutti colpevoli in questi tipi di questi processi che subiscono. E 2 milioni, 8 milioni di persone arrestate, 1 milione giustiziate. Nel 39 finisce il grande terrore col 18° congresso, annuncia che il socialismo mai unificato, edificato, deve essere solo guidato. 39 patto Ribbentrop-Molotov, per 20 mesi la Russia e la Germania sono alleati. È una fase che poi viene spesso anche diciamo viene tolta dalla storia, perché alla fine, appunto, vi dicevo, i comunisti italiani che consideravano che la Ribbentrop-Molotov non era successa, era una storia inventata dagli americani. Ecco, questa era la base comunista, funzionava così, diciamo, parlo degli anni 70-80, quindi a questo punto del Novecento. Quindi ecco che questa cosa qui resta lì, qui c'è questa alleanza molto particolare. Il sistema scientifico, il doppio sistema borghese comunista in atto fino al 29 viene sostanzialmente sostituito da un sistema unitario, molto burocratizzato, complesso, piramidale, centralizzato e con forti raccordi col Partito Comunista. Si creano molte contraddizioni, ci sono delle filoni scientifici che spariscono di colpo e altri che invece apprendono, come il caso, diciamo, di Lysenko, prendono una grande visibilità. A metà degli anni 30 c'è una ristrutturazione che porta a ridurre le istituzioni scientifiche. Questa è la scienza russa, vedete la struttura piramidale, sostanzialmente tutto va al Politburo, quindi viene riferito poi alla fine al padrone, vero, che è il partito, insomma, in questo tipo di cosa. E tra l'altro le figure apicali di partito possono di solito dialogare con le figure apicali scientifiche, quindi c'è questo tipo di relazione. Esempio, due dei momenti in cui i genetisti agrobiologi cercano di contrastare gli agrobiologi, questa famosa discussione pubblica del 39, ecco, che viene proprio sponsorizzata da Zdanov, che era appunto il capo di una delle strutture, la struttura di controllo, e che appunto era di San Pietroburgo, e quindi aveva legami, diciamo, col gruppo dei genetisti in qualche modo. La simbiosi tra partito e Stato diventa sempre più potente, qui saltiamo alcune cose. Ecco, la cosa però che mi interessa sottolineare, qui non c'è un manicheismo, scienza buona, scienza cattiva, tutti dialogavano, cerchiamo di dialogare col sistema, perché questo era l'unico modo per mantenere le discipline scientifiche. Quindi perché tu hai un unico referente, quindi a questo punto tutti i gruppi adottavano appunto un certo tipo di rapporto col regime. E tra l'altro, un altro elemento che caratterizza la scienza stalinista, l'altalena tra internazionalizzazione e isolazionismo.
L'internazionalizzazione è fisiologica per la scienza, ovviamente, avere contatti anche all'estero. In questo caso diventa anche il fatto che il regime... C'è ancora molto, Osvaldo? Prevale nella prima metà degli anni 30. Qui vediamo il viaggio del 1930 di Vavilov in Arizona, ecco, è in quella fase lì. Si organizzano tanti convegni internazionali, tra l'altro in Russia, scienza del suolo 1930, idrologia del 32, fisiologia del 35, geologia del 37. Nella seconda metà degli anni 30 prevale l'isolazionismo, che poi ci porta a questo legame preferenziale con la Germania, che appunto si manifesta appunto con Ribbentrop-Molotov. Poi c'è la guerra patriottica, quando l'attacco della Germania alla Russia determina a questo punto questa guerra che viene definita dai russi grande guerra patriottica. Ancora oggi c'è moltissima sensibilità per quella cosa, che è stata effettivamente per il popolo russo una vicenda veramente terribile, perché capite bene che le cose sono andate veramente in modo, non è che con questo io sto in qualche modo sminuendo il contributo dei russi alla vittoria nella seconda guerra mondiale, intendiamoci. Poi viene la guerra fredda, in cui la cortina di ferro rompe di nuovo questi legami. L'altra cosa interessante in ambito scientifico, e Kresnetsov lo sottolinea in modo, tra l'altro Kresnetsov, che scrive questo testo a cui ho fatto riferimento, è una persona che scrive dall'interno, nel senso che prima di andare a lavorare negli Stati Uniti ha lavorato a lungo nell'Accademia Russa, quindi ha una percezione di quello che il sistema dava. C'è una neolingua usata in ambito scientifico. Io neolingua usa così Kresnetsov, ma tutti sappiamo che la neolingua è quella di 1984 di Orwell, questa è la cosa. Quindi esistono, si utilizza una pletora nel dibattito scientifico, si utilizzano tantissimi termini come marxista, pratico, patriottico, per dimostrare fedeltà alla linea del partito. C'è tutto l'esperiente simbolico del padre fondatore. In ogni materia c'è il padre fondatore, Michurin per esempio nel caso della genetica. Ma perché? Perché noi avevamo quattro grandi padri fondatori: Marx, Engels, gli slogan del 68, me li ricordo ancora, Marx, Engels, Lenin e Stalin, ecco, e li vedete lì in quell'immagine. Ecco, la scimmiottatura diventano i padri fondatori della scienza. Ecco. Se tu contesti il padre fondatore della scienza in un certo settore diventi improvvisamente un paria, questa è un pochino la questione. Ci sviluppano nuovi tipi di scrittura scientifica con prefazioni e postfazioni decorative o citazioni nomade inserite nei testi appunto sui padri appunto del socialismo. Si crea un nuovo genere di letteratura scientifica, i documenti giubilari che glorificano il potere sovietico. Nel 39 si istituisce le discussioni pubbliche sono un altro elemento importante creato proprio in quegli anni, e qui ce ne sono due importanti, 36 e 39, tra mendeliani e agrobiologi. Ambedue si accusano di essere pseudoscienza, e quindi la cosa viaggia così, con una appunto il cercare di richiamare se stessi agli standard previsti dal partito. Nel 39 viene istituito il premio Stalin per la ricerca scientifica, che attesta la piena trasformazione della scienza in scienza stalinista. Ecco, quella è la medaglia del premio Stalin. Diventa una big science, ecco, questo è l'altro elemento che in qualche modo la lega anche in qualche modo all'Occidente, perché è un'evoluzione che sia occidentale che orientale, quindi grandi laboratori, e quindi alcune ricerche, tra virgolette, segrete, che improvvisamente ci pongono l'Occidente di fronte all'idea di essere in ritardo, in particolare quello della missilistica. Quando viene lanciato lo Sputnik 1 nel 57 forse, è 57, sì, ecco. E l'Occidente si coglie ad essere in ritardo, e qui ecco iniziano anche degli studi storici per chiarire questo tipo di vicenda. Addirittura ci sono dei campi in cui scienziati imprigionati conducono ricerche e producono anche loro riviste scientifiche. La guerra patriottica vede il riavvicinamento della scienza, ma anche della religione d'altronde, con lo stalinismo. Questa cosa qui la vediamo per esempio nel fratello di Vavilov, che è Sergei Ivanovich, il quale appunto
entri in un direttorio appunto che discute appunto col potere di come trattare alcuni aspetti importanti che si manifestavano in quel periodo, diciamo crucialità importanti di quel periodo. Dal 45 il fratello di Vavilov è, fino al 51 quando muore, è presidente dell'Accademia delle Scienze, quindi una persona di grandissima rilevanza anche a livello apicale. Lo stesso arresto di Vavilov avviene in un contesto in cui lui stava, secondo almeno quello che ho letto, però non so se sia una versione diciamo condivisa da tutti, ecco, poi Osvaldo ci dirà la sua, viene arrestato dall'NKVD mentre è impegnato in sopralluoghi su terreni agricoli occupati in Polonia e Finlandia. Ecco, poi entriamo nella scienza della guerra fredda. Il 48 appunto è il famoso, questo caso è la messa al bando diciamo da parte dell'Accademia Lenin della genetica mendeliana. La guerra fredda si estende anche al mondo scientifico e qui arriviamo anche ai partiti comunisti dell'Europa occidentale che cercano appunto di consacrare l'esanchismo. Tre minuti, ecco. A questo punto qui c'è la lista delle diverse cose che succedono in quegli anni. 20 agosto del 55 viene riabilitato Vavilov dalla Corte Suprema dell'URSS, che annulla il verdetto per mancanza del corpus delitti, che penso sia mancanza di prove in questo caso. Lo scienziato viene reintegrato post mortem nell'Accademia delle Scienze. 56 la denuncia dei crimini di Stalin da parte 14-25 febbraio, il 20° congresso, un rapporto segreto che però viene diffuso praticamente rapidamente anche in Occidente, e 4 novembre entrano le truppe sovietiche in Ungheria. Questo, ecco, apre gli occhi a molti su quello che era il carattere di quel tipo di regime. 56-63, come scrive Medvedev nel suo testo Ascesa e caduta di Lysenko, l'isenchismo occupa ancora una posizione dominante perché è molto apprezzato dalla nuova dirigenza di Khrushchev sostanzialmente. Nel 64 con Brezhnev cambio di potere e l'isenchismo scompare nel giro di un paio d'anni dalla scena scientifica, lasciando però una traccia molto forte di arretratezza nel settore delle scienze biologiche e agronomiche. Pensate solo al rifiuto degli ibridi di mais, ecco, che ormai da 30-40 anni erano in Occidente ormai la punta di diamante diciamo dell'evoluzione di produttività in agricoltura. Ecco. Questo è Lysenko con Nikita Khrushchev, per esempio, ecco, che osservano delle spighe di frumento. Allora, poi c'è l'altra storia, che io non ho tempo qui di narrarvi, che è molto interessante perché coinvolge anche qualcosa di molto vicino a noi, perché parliamo anche degli istituti qui di ricerca, che è sostanzialmente la fascinazione degli intellettuali occidentali e quindi la scienza che cerca di introiettare il lysenkismo. Qui ci sono alcune testimonianze importanti, ve le cito così in passante. Innanzitutto un personaggio chiave è Sereni. Sereni è agronomo, laureato, e quindi dottore in scienze agrarie, laureato a Portici. Ed è responsabile della commissione cultura del PC dal 48 al 51. Con Sereni nell'agosto 48 a Cracovia e riscopre che l'isenchismo è diventato scienza ufficiale. E lui lo ritiene a questo punto il futuro anche per la scienza in Occidente. E quindi arriva a Bologna e promuove questo incontro, la conferenza a Bologna, in cui prende a modello Aragon. Aragon chi è? È un responsabile culturale del Partito Comunista Francese. Ecco che da lì inizia questa sua campagna per cercare di promuovere la figura di Lysenko in Italia e le ricerche di Lysenko, quindi la pseudoscienza lysenkiana, ecco, sostanzialmente. Tenta con Einaudi, non ci riesce, a questo punto diventa complessa la cosa, quindi non andiamo oltre in questo, però centrale certamente è, io ho messo molte cose su questo argomento, chi avrà la pazienza di leggerle già e poi lo troverà anche negli atti, diciamo che avrà molta documentazione, molti riferimenti anche bibliografici. Un altro elemento centrale è quando una commissione di agrobiologia, quindi l'agrobiologia e la scienza dell'isenco, si crea in Italia una commissione di agrobiologia legata al partito o all'associazione Italia URSS per la verità. E questa commissione ha all'interno Carlo Iucci, che è il primo presidente della società di genetica italiana, se non erro. Chiedo conferma a Tommaso perché è più vicino a questo tipo di mondo. Giovanni Hausmann, Alberto Pirovano,
lo sperimentatore frutticolo, per intenderci, ecco, Felice Lanza, agronomo della Stazione di Chimica Agraria di Roma, il quale poi tradurrà il testo di Lysenko dal francese, però, perché non conosceva il russo, Giovanni San Pietro, Stazione Sperimentale dei Risicoltori di Vercelli, Raffaele Ciferri, il famoso botanico di Pavia, e poi Orfeo Turno Rotiri, personaggio interessantissimo nel senso che è colui che poi scrive un libro in cui descrive questa visita, le visite, compresa quella a Lysenko, compresa quella alla stazione sperimentale di Vavilov a San Pietroburgo, in cui non si parla mai di Vavilov perché era ancora in disgrazia a quell'epoca. Allora, ecco, questo è un pochino le commissioni sono, cioè i livelli, diciamo, di interazione furono, ecco, questo è il taccuino sovietico di Rotini. E queste sono alcune immagini di queste visite. Questa è nel libro di Rotini, appunto procuratomi da Giovanni Ferrari, c'è questa, la giornata della genetica nell'istituto di Lysenko. Questa è una foto appunto di Lysenko, appunto, che riceve gli italiani, eccetera eccetera, ecco. E poi c'è questo, ecco, questa invece è la traduzione di Lanza, Nuove vie alla biologia, siamo nel 49. Non finisce qui, perché in realtà Sereni viene sconfitto temporaneamente, cioè non riesce a portare avanti tutta la sua campagna, però la riprende nel senso che nei primi anni 50 ricompare di nuovo questa cosa, ricompare l'idea di affermare il lysenkismo all'interno del Partito Comunista, che rivede poi le sue tesi e ritorna alla carica. C'è, da questo punto di vista, segnalo anche un articolo di Jucci su Genetica Reale del 54, altro resoconto della visita in Russia. E poi un'altra cosa interessante, la testimonianza di Gaetano Forri, il quale era studente ad Agraria a Milano, e scrive questo, lo trovate è disponibile in rete sulla rivista di storia dell'agricoltura, questo resoconto che parla anche dei docenti e della spaccatura che si era determinata nei docenti dell'università, appunto, degli studi di Milano, facoltà agraria. Ritorno al presente, dico gli ultimi due slide, sono stato un po' lungo, ma l'epoca è veramente affascinante e piena di spunti. La vicenda di Vavilov parla ancora a noi oggi qui in Italia? Ci sono ancora gli anticorpi per opporci alle pseudoscienze? È ancora garantita la libertà di ricerca? Cioè, domandiamoci queste cose, perché io in tema di pseudoscienze ho a lungo riflettuto sulla tematica con riferimento all'agricoltura biodinamica. Leggo, perché così evito di dire cose magari non pensate, va spesso a braccetto con quella biologica, tra l'altro, e in alcune università viene oggi promossa e insegnata. E pur essendo un caso lampante di pseudoscienza, come lo fu l'agrobiologia di Lysenko, ma intendiamoci, io non è che voglio mandare a morte nessuno, per l'amor di Dio, i biodinamici facciano la biodinamica, però mi dimostrino che le energie cosmiche, le energie sono una realtà, senza questo io non posso accettarla come scienziato. Così come, da un altro punto di vista, sulla libertà di ricerca, io lavoro da circa 40 anni in climatologia, oggi è in voga una climatologia ideologica, a base ideologica, che per me è repellente. Io continuo a andare contro questi mulini a vento e vedo che non c'è assolutamente modo di contrastare questa cosa. Non dico di inventare i dati, dico di stare ai dati. Quindi lasciamo stare, perché ognuno ha le proprie magagne. Io ho scritto qui, non credo sia la sede adatta, ognuno guarda il proprio settore e si accorgerà che qualcosa che non va esiste, quindi qualcosa su cui cercare di riflettere. Ecco, allora c'è una cosa che mi ha compito di tutta della riflessione a posteriori. Adriano Buzzati Traverso nel 72 scrive l'introduzione alla ascesa e caduta di Lysenko di Medvedev, che è appunto il personaggio che lavorava nel settore della biologia, tra l'altro, pone al centro della questione il rapporto potere politico-scienza e più specificamente la big science, quella sviluppata in grandi laboratori con i militari che produce armi biologiche e bombe atomiche. Buzzati Traverso osserva che l'antica purezza è sfuggita dalle mani dello scienziato e propone di opporsi alla big science promuovendo una scienza senza confini sottratta al segreto dei laboratori militari. Quelli certamente di Buzzati Traverso sono ragionamenti da guerra fredda, siamo d'accordo, perché effettivamente era molto più potente questo tipo di cose a quell'epoca, però non è che siamo così fuori dal mondo. Cioè, Wuhan è una cosa su cui ancora oggi si discute, ecco, Wuhan, per intenderci, il laboratorio della
di ricerca sul virus, ecco, che c'è in quella città della Cina. Cito un recente intervento di Roger Peel, che appunto il dibattito appunto è ancora aperto. Io non lo seguo perché non è il mio settore, però certamente questo pone alcuni problemi. Però secondo me ancora molto più vicino a noi è il ritorno a Galileo. Cioè noi dobbiamo, io devo assolutamente lavorare solo su dati. Non posso, dati e modelli interpretativi, anche predittivi, ma non posso pensare che tutto sia fatto in base a questioni invece di altra natura. Allora ecco che io richiamo molto alla occhi sulla fronte nella mente, lettera a Dini, che era un gesuita appunto, che scritto da Galileo, gli occhi sulla fronte per osservare, gli occhi nella mente per interpretare. Questo secondo me è la chiave della scienza, e questo è ribadito anche tra l'altro da Boncinelli, l'amico Boncinelli, appunto nel suo La farfalla e la crisalide. È un atto di umiltà quello della scienza, non pretende di saper tutto, pretende di poter interpretare alcuni dati. Ecco, questo è un pochino quello a cui richiamo tutti, e ringrazio per l'attenzione, scusate se sono stato un po' lungo.